Passiamo ora a un altro intervento per il quale io voglio inviare in diretta un ringraziamento a Federico Agen che ce lo ha inviato da Madrid perché lo ha fatto in un periodo in cui stava affrontando una situazione familiare complessa, suo figlio stava poco bene e malgrado questo si è messo a disposizione. Ha raccolto la nostra proposta di offrirci il suo contributo che riguarda le esperienze che in Spagna si stanno sviluppando, si stanno elaborando con più successo, qualche volta con qualche criticità nell'ambito dell'inclusione per le persone con autismo. E soprattutto anche nel contesto di ciò che è oggetto della sua attività di ricercatore nel conoscere le emozioni, le ultime teorie delle emozioni nella relazione con lo spettro autistico. Prego la regia di mandare il contributo di Federico Agen. Grazie. E attualmente sto svolgendo ricerca in neurodidattica delle emozioni con il gruppo diretto dal professor Ángel Ezquerra presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali e Sociali dell'Università Complutense di Madrid. In Spagna, un riferimento certo importante nell'approccio a disturbi dello spettro autistico è rappresentato dalla strategia spagnola dei disturbi dello spettro autistico, approvata dal governo spagnolo il 6 novembre 2015 ed è stata realizzata su proposta del Ministero della Salute, Servizi Sociali e Uguaglianza, in collaborazione con le tre principali entità che rappresentano il movimento associativo dell'autismo a livello statale. Le linee di lavoro e gli obiettivi fissati nella strategia sono volti a promuovere il rispetto della vita indipendente, l'autonomia, la piena partecipazione, l'inclusione, l'uguaglianza, l'accessibilità e la non discriminazione. Queste linee costituiscono il supporto essenziale per migliorare l'inclusione sociale, la qualità della vita e la tutela dei diritti delle persone. La strategia prevede 15 linee con obiettivi definiti che serviranno da guida per lo sviluppo di misure concrete. Personalmente, occupandomi di emozioni, vorrei commentare tre parole chiave che riguardano l'attenzione all'autismo correlato con gli aspetti emotivi: conoscere, riconoscere e condividere. Conoscere le emozioni. Le ultime teorie neuroscientifiche delle emozioni sono la base necessaria per la ricerca e l'approccio professionale dello spettro autistico. Per comprendere le emozioni dobbiamo capire come il cervello processa le informazioni. Il cervello costruisce continuamente concetti e crea categorie, tra le altre anche quelle emotive. Ciò implica la sovrapposizione delle emozioni con gli elementi della realtà. E questo dipende, tra gli altri fattori, dal contesto in cui il concetto è stato sviluppato. Tutto ciò determina differenze nei processi percettivi, cognitivi e attitudinali tra un individuo e l'altro. Un'osservazione da tenere a mente quando si valutano le emozioni è che gli individui non sembrano riconoscere le emozioni come entità isolate. La percezione emotiva è più simile allo spettro dei colori. Pertanto risulta interessante lo studio del flusso emotivo, che è indicativo di come le emozioni variano in un determinato intervallo di tempo. Le esperienze affettive sono altamente intrecciate in un continuum di stati emotivi spesso ambigui. Nella considerazione dello spettro autistico dobbiamo considerare che nel caso in cui ci sia un'origine genetica o epigenetica, questa determina dei vincoli neurali che successivamente si esprimono attraverso le sinapsi, le quali però sono il risultato dell'interazione con l'ambiente. Quindi l'intervento adeguato porterà comunque dei notevoli benefici alla persona con disturbo affettivo, perché l'interazione con l'intorno attento delle persone relazionate affettivamente aiuterà a raggiungere la massima espressione emotiva possibile. Riconoscere. Per riconoscere l'emozione di una persona possiamo chiederglielo direttamente o provare a dedurla. Tuttavia, nel primo caso, non sappiamo se questa persona sia in grado di percepire ed esprimere correttamente la propria emozione.
E la seconda opzione, invece, si può provare a dedurla dal modo di esprimersi o dalla postura dei movimenti facciali, comunemente chiamati espressioni emotive. I movimenti dei muscoli del viso accompagnano quasi sempre uno stato emotivo, quindi le espressioni facciali sono le più utilizzate per valutare un'emozione. Per analizzare i movimenti facciali in modo oggettivo, utilizziamo algoritmi di software specializzati come quello che attualmente stiamo usando nelle nostre ricerche. Questo programma, oltre al riconoscimento delle espressioni facciali e l'attivazione emotiva, consente di poter utilizzare anche l'eye tracking, tracciamento dello sguardo, e anche utilizzarlo nella realtà virtuale, particolarmente utile per valutare nei soggetti autistici dove viene diretta l'attenzione. Condividere. Condividere le emozioni con i più piccoli. Le teorie recenti neuroscientifiche indicano che il cervello infantile impara le emozioni. L'idea di nascere con una sorta di cavallaggio neurale già costruito delle emozioni, che permetterebbe di definirle basiche e universalmente innate, non trova conferma nelle ricerche scientifiche recenti. Anzi, quello che emerge è che le emozioni vengono apprese attraverso l'esperienza ed ereditano il contenuto intenzionale di altri stati mentali, come la memoria e l'affettività profonda. Man mano che il cervello del neonato si sviluppa, apprende modelli sensomotori che diventano disponibili per previsioni successive. Negli esseri umani, i modelli includono il linguaggio usato dai genitori e di chi si prende cura dei piccoli. Le parole invitano neonati e bambini a creare categorie astratte. È così che i bambini imparano le istanze di una categoria. Se un genitore dice a un bambino quando piange in determinati contesti che significa che ha paura, e così come quando chiede di stare vicino in determinati momenti o quando si nasconde o quando reagisce con rabbia, il bambino conseguentemente imparerà che questi casi sono funzionalmente simili, anche se possono essere fisicamente diversi, e creerà istanze della stessa categoria, in questo caso specifico la paura. Per questo condividere e spiegare le esperienze emotive a bambini è di fondamentale importanza per la loro maturazione affettiva. Questo certamente vale anche per i bambini che presentano un disturbo della sfera emotiva. In questi casi spesso diventa ancora più importante, perché in diversi casi è possibile riuscire a sfruttare quella potenzialità comunque presente, anche se parzialmente ridotta, e per questo più difficile da far esprimere. Grazie a tutti per l'attenzione e un caro saluto. Grazie, grazie a Federico Agen per questo contributo importante e per l'amicizia, la vicinanza che ci ha manifestato, testimoniato grazie con il suo intervento.